Parlare di Giorgia vuol dire tornare a un ottobre del 99, che una ragazzina giovane, nel pieno del suo fulgore, che per una mezza o una compressa, poi abbiamo capito che aveva preso queste mezze compresse di questa roba che si chiamava ecstasy, stava lasciando la vita. Lei è stata privata di tante cose, ma riesce comunque a concedersi agli altri. Lei e suo papà mi hanno donato questa cosa, questa gioia di capire cosa voglia dire donare. Cerca di fare un passo alla volta, concentrandoti sul percorso e non focalizzandoti sulla meta. E vedrai che sarà più semplice di quanto tu possa immaginare arrivare in cima. E credimi, figlia mia, da lì il panorama sarà bellissimo. Diciamo che un'insufficienza epatica, un'efatite fulminante come quella di Giorgia, è una situazione di estrema urgenza che richiede, come nel caso di Giorgia, il trapianto nel giro di poche ore dall'insorgenza del coma epatico. Penso che tutte le cose, anche quelle più negative, possano insegnarci qualcosa e possano darci qualcosa. In fondo non è importante come cadi, ma è importante come ti rialzi. So che ho avuto una seconda possibilità e questa seconda possibilità non la voglio sprecare, ma la voglio vivere appieno.